Quando ho realizzato l'ultimo video per il primo canale, non ho usato tutte le clip che ho registrato, quindi ho pensato, piuttosto che sprecarle, montiamole tutte assieme e facciamo un bel video avanzi per il secondo canale. Quindi, visto che questo contiene tantissimi spoiler, prima di vedere il video, andatevi a vedere, se non l'avete già visto, il video su Human Safari. Zio, sai qual è stata la cosa più bella della giornata di oggi? Percorrere la Kamehameha Avenue. Vabbè, Ste, cosa mangiamo stasera? Puoi rifarlo anche dopo il stiamo parlando. Allora, guarda. Azione! Cosa mangiamo stasera? Shrimps. Col Giappone di notte. È arrivato il momento del primo acquisto ignorante della vacanza. Ho preso una nuova toppa per la mia collezione. E ho fatto anche il primo timbro per la mia nuova credenziale dei viaggi. Raga, andiamo in spiaggia! Marettino, niente male. È la prima volta che organizzo un viaggio di gruppo mare. Cioè non ho mai fatto mare nei miei viaggi di gruppo. E che mare, signori. Troppo bello. Ma guardate che colore assurdo. Le cose così. Un campo da baseball. Che figo. Guardate che spiaggia, che cielo, che mare, che tutto. Un posto assurdo, veramente. Stamattina siamo andati da Starbucks per lavorare un po' e fare un piccolo brief. Adesso mi sono fatto una sim locale perché oggi avrò proprio bisogno di internet. I'm a naturalized, they call it. Is it nice to live in the US? Yeah, what do you think? Better than kids. I mean, my kids are born here. I've been living here in about 40 years. Enjoy every moment, live life to the fullest, like what you guys doing right now, right? Comunque l'aeroporto di Honolulu è fantastico perché è tutto aperto. Uno dei voli più corti della mia vita. Si vede che il sole picchia, mi sto già spelando tutta la fronte. Comunque andiamo a fare un bel giro in kayak. Questo giro in kayak è stato veramente bellissimo. Adesso pranziamo al volo e poi ci dirigiamo verso il nord dell'isola. E comunque questo poke della stazione di servizio è sorprendentemente buono. No? Che bella. Che frutto strano è questo qui. Che spettacolo di posti, ragazzi, mi sta piacendo tantissimo anche Kauai. Adesso andiamo in un'altra spiaggia per cercare di vedere lì il tramonto. Anche qui sarebbe stato stupendo, però non era il caso di rifare questo percorso di notte. Guarda come sono gonfio, colpa del dente del giudizio. Mi fa malissimo. Stefano, fai il tuo video. Thank you.
cane che stava andando in giù. Amici, buongiorno. Buongiorno, sì. Ciao. Ma no, ormai ci c'è la strada. Dipartimento della Marina, Pacific Missile Range Facility. Su questa bellissima spiaggia non ci sono soltanto un'infinità di polli, ma anche una enorme tartaruga che sta bellamente dormendo sulla battigia. Ci sono tutti i cartelli che indicano le norme da rispettare nel caso se ne vedesse una. C'è anche Ste che dorme, devi rimanere a meno 3 metri di distanza. Assurdo raga, eravamo in acqua e ci è passata accanto una seconda tartaruga e adesso è arrivata una terza tartaruga. È incredibile perché questa è una spiaggia libera. Forse ne sta arrivando un'altra. Una signora del posto ci ha appena detto che è una cosa che succede da poco. Ciao ragazzi, sono io Mazzafai, anch'io con voi. No ragazzi, tutto bene, adesso stiamo andando. Siamo a Pahia, questa è una Siamo a Pahia, una piccola cittadina di surfisti, molto hippie style, come molto? Si può dire. Hippie style. Siamo sulla zona... Hippie style. È necessaria questa cosa? Sì, assolutamente. Comunque è molto carina la zona qui di Pahia, guardate che bello. Tra tutte le spiagge che abbiamo visto alle Hawaii, quella di stamattina probabilmente è la più brutta. È una spiaggia per surfisti, il tempo non è dei migliori, ma la situazione è comunque molto carina. Ne approfitto per parlarvi delle spiagge libere qui alle Hawaii. Di solito le spiagge sono sempre gratuite, tranne qualcuna a pagamento che abbiamo visitato perché magari era una situazione particolare. Ma quella di oggi è completamente gratuita, anche il parcheggio. Ci sono i bagni, le aree picnic con i tavolini, acqua potabile, docce, canna dell'acqua per lavare, non lo so, ho visto un tipo che lavava il fucile subacqueo. C'è la casetta e il bagnino e prima l'ho pure aiutato a portare su dalle scale una signora in dell'hotel e quindi tutta la zona è adatta anche alle persone con difficoltà motorie. Non so se si possono portare i cani, ma sicuramente è perfetta per portare i bambini. C'è parcheggio ed è gratuito. C'è anche la sbarra per le trazioni. Insomma, le spiagge libere qua alle Hawaii sono super attrezzate ed è tutto gratuito. L'unica cosa, siamo abbastanza vicini alla strada, c'è un bel po' di rumore, infatti mi sono dovuto chiudere in macchina. Fa abbastanza caldo, me ne vado. Aria! Aria! Ma quanto sono belli i nostri van. Raga, oh! Bellissimo perché c'è un vento forte, un freddo apocalittico, sono qua tutti con le coperte, i giubbotti e noi siamo arrivati in costume. No, vai. Non mi viene. Lo faccio col telefono.
No, è tramontato. Ragazzi, non avevo mai visto un tramonto così incredibile, così infinito. Non finisce più, dobbiamo andare via perché fa troppo freddo. Ci sono 6 gradi e un vento allucinante. Salire in costume senza mutande forse non era una buona idea. Prima c'erano 6 gradi, adesso saranno 2, massimo 3. Raga, andiamo in macchina, attacchiamo il riscaldamento. Ma è la Hawaii che fa caldo. Vedete questo, raga? È tutto un unico albero. Una roba impressionante. È un unico albero. Cioè, che roba incredibile è. Ci hanno costruito la piazza attorno. Raga, abbiamo trovato un negozio che vende mappe su tela, bellissime. E ne sto prendendo, credo, 3 o 4. Questa qua assolutamente finisce dritta nel mio ufficio. Per 100 anni, quella... Sono le 2 di notte e il bagno è l'unico punto della casa con una luce ottimale. Comunque spero che le UE vi siano piaciute. A me sono piaciute tantissimo. Ho pianto rimontando questi video perché so che non ci tornerò nel breve periodo. In teoria avevo un viaggio prenotato per settembre, ma qualcosa mi dice che dovremo aspettare.